Ciao ragazzi. Ciao. Molto brevemente cambio l'inquadratura e vi faccio vedere due nuovi espositori che ho realizzato per collane e per collier. E mi sono piaciuti moltissimo, quindi credo sia un'idea abbastanza carina, anche quando si tengono in casa, perché effettivamente io non so mai dove tenerle queste cose, quindi sto cercando di realizzare una piccola console e di mettere un pochino di creazioni sopra. Sicuramente comprerò una cassettiera, quindi alcune le metterò dentro il cassetto, però comunque vanno sempre tenute diciamo vanno sempre tenute bene, non si possono ammucchiare tutte, soprattutto un certo genere di creazioni. Adesso cambio l'inquadratura e vi faccio vedere quello che ho realizzato. Allora, appunto, vi avevo detto che avevo fatto due espositori per collier, uno un po' più piccolino, sono della stessa forma, e uno un pochino più grande. E sono, io adesso ci ho appoggiato queste collane perché proprio avevo necessità di trovare un posto dove poggiarle. E sono molto carini. E poi, soprattutto per questo genere di collier che faccio io, è importante anche mantenerli, diciamo, sulla forma del collo, ecco. Per cui, insomma, questi espositori mi servivano proprio. Io li ho realizzati, sono contentissima perché mi piacciono moltissimo. Ne ho realizzato uno un pochino più piccolo. Eccolo qui, sempre ovviamente della stessa forma. E guardate, le immagini per realizzare questi espositori. Allora, non ho copiato esattamente il modello, devo dire la verità, perché stavo girovagando su Flickr, non so, io lo chiamo Flickr, ma è flickr.com, e dove ci sono immagini di tante cose, e praticamente per gli espositori ho trovato dei modelli, io adesso non mi ricordo da chi, ma vi metterò il link assolutamente, anzi sicuramente metterò anche delle nuvolette sul video, e ho trovato appunto un modello fatto sicuramente in maniera anche migliore perché è più decorato e tutto quanto, ma un modello che più o meno tirava fuori una cosa del genere. In realtà avevo poco cartoncino nero, perché questi appunto sono creati in cartoncino nero e c'è anche una forma da ricopiare. Ovviamente mi sarei dovuta fare una stampa, ma non avendo la stampante ho praticamente rifatto il disegno a mano su un foglio di cartone e ho provato a realizzarli e ho visto che risulta abbastanza facile. Questo più grande è veramente bellino, guardate, guardate quanto è carino, fa una bellissima figura anche dall'alto e mi piace molto. Quindi niente ragazze, questa è un'idea, io adesso vi metterò tutti i link se volete, insomma sapete come poterlo realizzare. Veramente cartoncino nero, quello classico, calcolate che ecco, io un foglio come questo, vedete, bianco, è grande, lo pago 50 centesimi, nero lo pago 50 centesimi, quindi veramente c'è, cioè, un costo irrisorio, e del nastro biadesivo, e poi metto del vinavil nella parte sottostante quando vado ad attaccare praticamente questo cilindretto. 5 minuti per realizzarli, veramente molto carini. Io vi saluto ragazze, ciao ai bambini che chiamano. Ciao 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 ciao.